Negli anni 20 vi si curavano i soldati reduci dalle guerre di conquista dell'Africa orientale, convertito poi in sede per le visite di leva, dagli anni 80 versa nel più completo abbandono. Oggi l'ex SMOM di Pozzuoli diventerà un'area con funzioni turistico-ricettive ed ospiterà impianti per la convegnistica, la ricerca, la formazione e la cultura, musei, attrezzature sociali e commerciali. In più la parte scoperta sarà destinata a parco naturalistico attrezzato. È stato firmato infatti questa mattina nella sala Paolo Borsellino di Palazzo Matteotti dal vice sindaco della città metropolitana di Napoli Davide Lebro, dal sindaco del comune di Pozzuoli Vincenzo Figliolia, dal direttore regionale dell'Agenzia del Demanio Edoardo Maggini e dalla soprintendente Adele Campanelli l'accordo di programma con il quale quattro enti si impegnano a porre in essere gli atti di propria competenza per il recupero e la valorizzazione del compendio demaniale e per la sua restituzione alla fruizione dei cittadini. La città metropolitana è sempre più centrale per erogare servizi ai comuni. Oggi abbiamo costruito insieme al comune di Pozzuoli, che è l'ispiratore, e il demanio e la soprintendenza, un accordo di programma per far sì che un bene abbandonato da 35 anni possa essere fruito, utilizzato anche con delle destinazioni compatibili per un luogo prestigioso come l'area Flegrea, quindi una fruizione sicuramente turistica. Veramente un evento storico. Oggi insomma concludiamo un lavoro che veramente quando è partito pensavo ci fossero tempi lunghi, invece insomma con l'impegno, con la determinazione ci abbiamo creduto tutti, oggi abbiamo concluso un'operazione che veramente ne beneficerà la città di Pozzuoli e io ne sono orgoglioso. In questo caso c'è stato, grazie al vicepresidente e ai suoi uffici, una grande sinergia istituzionale. L'accordo è il risultato della conferenza dei servizi promossa dal comune di Pozzuoli nel corso del 2016, in cui i soggetti interessati hanno messo a punto un programma puntuale di interventi che saranno effettuati secondo una tempistica serrata. SMOM è l'acronimo di Sovrano Militare Ordine di Malta, è stato fino al 1980, in occasione del terremoto, è stato un ospedale militare. Poi l'abbandono. Ora, diciamo, con il decreto Blocca Italia c'è questa possibilità in tempi molto rapidi e oggi si conclude questo tempo di fare una variante urbanistica. La struttura, costruita nel 1917 come tubercolosario, è costituita da diversi edifici e da una superficie complessiva di circa 22.000 metri quadrati, di cui circa 8.000 coperti. Abbiamo portato a casa un risultato concreto che metterà a disposizione del territorio flegreo un importante contenitore che potrà creare lavoro per i giovani. Questo è il risultato. L'operazione rientra in un più vasto programma che il demanio, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, sta mettendo in campo per la valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà dello Stato. Il risultato c'è, siamo molto soddisfatti, molto contenti, perché qua si va a valorizzare due ettari di territorio molto importante, sono quasi 8.000 metri quadrati di superficie edificata, quindi credo che potrà effettivamente contribuire parecchio allo sviluppo dell'economia locale. Mettiamo, diciamo, in concessione o comunque alieneremo sul mercato un bene che potrà sviluppare un importante contributo anche economico alla realtà della città. Non è la prima intesa infatti stipulata dal demanio con l'ente di Piazza Matteotti e molte altre sono al vaglio delle strutture tecniche. Con la città metropolitana abbiamo un protocollo d'intesa per fare permute molto importanti e anche queste potranno contribuire alla riduzione dei costi, per esempio, della gestione dei propri patrimoni immobiliari, quindi speriamo di farne tante ancora. Questo è solo l'inizio. La città metropolitana è aperta a qualsiasi tipo di collaborazione con tutti i comuni, di questi esempi ce ne sono tantissimi nella nostra provincia, vanno tutti valorizzati, quindi da oggi in poi stiamo al lavoro per aiutare i comuni facendo da tramite anche con i diversi enti, demanio, soprintendenza, ma anche altri, regione, autorità portuale, per far sì che la nostra area metropolitana diventa sempre più bella e sempre più fruibile, non solo da noi cittadini ma anche da un turismo mondiale che vede sempre con più attenzione l'area metropolitana di Napoli.